Al via la campagna del grano in provincia di Foggia, siamo in una distesa gialla di San Marco in Lamis, nelle campagne di San Marco in Lamis, con il direttore generale di Coldiretti Puglia, nonché commissario della sede di Foggia, Pietro Piccioni. Dottor Piccioni, che annata si prevede? Un'annata che in qualche modo si sta annunciando di una grande tristezza. Innanzitutto abbiamo avuto una riduzione delle rese di produzione legate alla siccità che si aggira anche intorno al 30%, ma l'altra parte che in qualche modo sta incidendo in maniera negativa sui nostri produttori è il raddoppio dei costi di produzione. Ormai è insostenibile produrre un etto di grana a queste condizioni, a cui si lega anche in maniera aleatoria i prezzi che oggi vengono proposti, in quanto sono legati a una speculazione galoppante, per cui c'è l'incertezza del prezzo del domani. Fortunatamente tiene il prezzo del grano sui 50 euro e passa. Oggi il prezzo sta tenendo, ma come sempre c'è l'incertezza del domani e non è detto che il prossimo anno i nostri coltivatori, se non interverremo in maniera seria sull'abbattimento dei costi di produzione e sull'aumento delle rese, potranno sostenere un percorso anche in futuro. Nelle ultime ore alcuni incendi hanno devastato ettari e ettari di grano duro in provincia di Foggia. Secondo lei che cosa c'è dietro? La mano della mafia? Ma c'è di tutto, c'è spesso e volentieri magari il fatto che qualcuno in maniera accidentale possa creare un incendio, ci può essere dietro qualsiasi tipo di azione anche relativo all'azione malavitose. Di fatto c'è che noi riduciamo ulteriormente la disponibilità di grano in un momento in cui stiamo importatori attivi di grano dall'estero, in un momento in cui c'è una crisi mondiale per il grano nel mondo, e noi in questa maniera non facciamo altro che non dare una risposta a quell'autosufficienza che stiamo chiedendo, alla sovranità alimentare che oggi tutti gli stati stanno rivendicando. Quanto pesa il conflitto in Ucraina? Pesa tantissimo, in quanto l'Ucraina è uno dei paesi da cui sta esportatori insieme alla Russia nel mondo di grano, sta incidendo talmente tanto che sta sconvolgendo gli equilibri geopolitici, causando non poche difficoltà, soprattutto oggi nei paesi del Nord Africa, ma in qualche modo inciderà sulle nostre produzioni, sui nostri prezzi e sulla vita e la sopravvivenza dei nostri produttori. Quindi siamo destinati ad osservare altri aumenti di pasta, grano, farina e tutto ciò che ruota intorno al grano. Ma sicuramente tutto questo poi si rivolge a catena sul consumatore, che se vede più che centuplicato il prezzo del pane, della pasta, e quindi si troverà sicuramente in una situazione di stallo anche dal punto di vista dell'acquisto. Signor Siena, che raccolto si prevede quest'anno? Il raccolto è poco perché non ha piovuto un mesetto fa, anche di più di un mese fa, quindi si prevedono 20 quintali, 25 massimo. Quando invece in questa zona si produce molto di più? In questa zona si produce dei 40, 45, 50. Quindi volendo fare un conto tra spese di lavorazione e tutto, ci rimettiamo quest'anno? Andiamo di pari passo, chiaramente se vado a fare 10 quintali, 15 quintali non ci sto con le spese. Con 20 quintali sto con le spese, perché le spese ce ne abbiamo tantissimo, tra gasolio, tutto, trebbiatura, concimazione, un po' tutto. E gli aumenti si sono sentiti? È chiaro che si sono sentiti.